Ciao a tutti, continuiamo con le lezioni e oggi concludiamo la parte della poesia. La lezione precedente, un paio di lezioni fa, ho fatto un excursus veloce della poesia nel Novecento, fino ai nostri giorni, soprattutto nella seconda metà del Novecento. Oggi vediamo un po' i poeti, gli autori, senza riprendere un po' le correnti letterarie, perché altrimenti, insomma, il discorso si farebbe troppo lungo. E se vi interessa, andate a vedere la lezione, appunto, la poesia dagli anni 50 ai nostri giorni. Allora, per sintetizzare la poesia del Novecento sono stati coniati due termini, novecentisti e antinovecentisti. Questo termine è stato coniato da Pasolini. Ovviamente, come tutti i contenitori, è un po' una forzatura, però serve un po' a schematizzare. Cosa vuol dire? I novecentisti sono tutti quei poeti che rinnovano profondamente la poesia del Novecento e degli anni 30 si richiamano all'ermetismo, alla poesia pura, diciamo senza implicazioni politiche, non parliamo più dell'ermetismo perché ne abbiamo parlato tante volte. Dopo la guerra si richiamano al neorealismo, cambiando temi e lingua, e poi negli anni 60 allo sperimentalismo, anche se in maniera diversa, però il percorso è questo. Dagli anni 30 agli anni 60, diciamo. Invece, gli antinovecentisti sono quei poeti che non si lasciano attrarre dalle sirene di queste correnti letterarie e si richiamano alla grande poesia italiana del Novecento, da Petrarca in poi. No, del Novecento, la grande poesia italiana. Da Petrarca in poi, e soprattutto nel Novecento si richiamano a Saba e a Montale. Ora, questi qui non partono dall'ermetismo e poi mantengono la loro poesia, diciamo, sempre uguale, non si fanno influenzare dalle correnti del neorealismo e dello sperimentalismo. Ora, per quanto riguarda i poeti novecentisti, possiamo sicuramente inserire Mario Luzi, ma per certi versi anche Franco Fortini e Vittorio Sereni, in maniera un po', ora vediamo, un po' forzata. Per gli antinovecentisti abbiamo Sandro Penna e Giorgio Caprone. Allora, cominciamo questa carrellata solo di poeti. Mario Luzi, nacque a Firenze nel 1914 e lui, come abbiamo già detto, percorre tutta la parabola della poesia novecentesca, ermetismo, neorealismo e sperimentalismo. Lui, diciamo, è stato per molti anni vicino al premio Nobel, era lì lì per vincerlo, ma non lo ha vinto mai. Nel 1997 lo danno a Dario Fo e lui ci rimane veramente male. Nel 2004 era senatore a vita, è stato nominato senatore a vita e poi è morto a Firenze nel 2005. Ha vissuto per tanto tempo a Firenze, la sua città natale, diciamo. Vissuta, città vissuta molto intensamente. Lui esordisce nel 1935 con una corrente, con una, scusa, scusatemi, con una raccolta poetica che si richiama La corrente dell'ermetismo. Questa raccolta è intitolata La barca. Poi, negli anni 50, passa al neorealismo, diciamo così. E quindi utilizza un linguaggio molto più semplice, più colloquiale, anche se rimangono i temi intimi e non i temi, diciamo civili e politici di Quasimodo. Nel 1952 il suo passaggio è completo, il cambiamento è completo, con una raccolta poetica, si intitola Primizie del deserto. Le primizie sono queste poesie nuove, il deserto è l'Italia degli anni 50. E il discorso e il linguaggio si fa molto più discorsivo, più colloquiale, abbandona la forma aulica, diciamo, dell'ermetismo e si richiama a Montale. Anche se lui non ha il grande ottimismo, le grandi speranze tipiche del neorealismo.
Poi nel 1963, con un'altra raccolta poetica intitolata Nel magma, compie un'altra svolta e diciamo c'è la discesa nel cuore incandescente della società, del popolo. Quindi ha una poesia con la struttura narrativa, inserisce i dialoghi come Pavese, poi anche Sereni. E innova anche dal punto di vista contenutistico, infatti nelle sue poesie c'è la città, c'è il boom economico. Diciamo come punto fermo, Mario Luzi ha sempre avuto la ricerca del senso della vita ed è una ricerca sempre cristiana. Più avanti del tempo lui era credente e più avanti del tempo questa sua visione cristiana si fa sempre più drammatica, ma la porta fino alle ultime sue raccolte. Diciamo, è l'unica cosa che rimane sempre. E insieme a questa, diciamo, visione sempre più drammatica, in lui, nell'ultima fase, abbiamo uno stile sempre più prosaico e più quotidiano. Un altro autore che possiamo inserire, anche se un po' in maniera forzata, all'interno della corrente del novecentismo, è Vittorio Sereni, che un po' in realtà sta a metà tra le due correnti. Nasce in provincia di Varese nel 13 e sin da giovane è stato fortemente antifascista. Nel 40 è stato richiamato alle armi, è stato chiamato alle armi e va in Francia. Nel 1941 esce la sua prima raccolta poetica, si intitola Frontiera, ed è una raccolta poetica che risente ancora dell'ermetismo, però è un ermetismo diverso rispetto a quello puro, diciamo così, di Luzi. Nel 1943 è catturato in Sicilia dagli inglesi, dopo pochissimi giorni che si trova in Sicilia, e viene portato in un campo di prigionia in Nord Africa. E rimane in questo campo di prigionia fino al 45, quindi viene liberato quando tutto era finito. Quindi lui si perde, diciamo, l'ultima parte della guerra, la resistenza e via dicendo. Questo ha fatto sorgere in lui una sensazione quasi di essere un escluso, escluso dalle grandi vicende italiane quando si stava per cambiare l'Italia. E prima, dopo la guerra, prima era insegnante e poi dal 52 dirigente della Pirelli e della Mondadori. Nell'82 vince il premio Viareggio e nell'83 muore a Milano. Lui si richiama, per questo vi dicevo, sta a metà tra le correnti antinovecentismo, quindi rinnovamento e tradizione. Lui si richiama alla tradizione, infatti utilizza anche l'endecasillabo. Però la rinnova sia nei temi, introduce il boom economico, le poesie dedicate alla fabbrica, ma anche e soprattutto nella lingua. Non c'è più la centralità dell'io. Infatti ci sono tante voci, c'è il dialogo come in Pavese, c'è una poesia diversa, soprattutto nella seconda parte. Come abbiamo già detto, la prima raccolta poetica è vicina all'ermetismo. Dopo, nel 1947, lui pubblica Diario d'Algeria, che questa è apertamente, diciamo così, neorealista, sin dal titolo, la sensazione diaristica si vede sin dal titolo. Ed è il racconto di un evento biografico, la sua prigionia, con luoghi, tempi, diciamo, veri, reali. E questo nell'ermetismo non c'era una cosa del genere. C'è sempre il tema dell'esclusione. Lui mischia registri linguistici e lingue differenti, accostando parole dalla tradizione letteraria, dalla tradizione, dal dialetto, termini scientifici. È questo che non lo rende un novecentista. Nella corrente tradizionalista, quella che poi vedremo di Penne, di Caproni, non c'è questo, diciamo, mix di registri linguistici alto e basso, non c'è questo mix di lingue. Questa è la cosa fondamentale che lo rende, per certi versi, un novecentista. Nel 1965 pubblica un'altra raccolta poetica, chiamata Strumenti umani. E anche in questo caso accoglie la nuova corrente letteraria, quello dello sperimentalismo, però in maniera, anche qui in maniera molto personale.
Poi passiamo a Franco Fortini, un altro autore, anche lui a metà tra le due correnti, tradizione e rinnovamento, ma che può essere inserito tra i novecentisti, anche se appunto è difficile da collocare. Fortini era poeta, saggista, critico, traduttore, giornalista, è un grande personaggio. In realtà si chiamava Franco Lattes ed è nato a Firenze nel 1917. Soltanto negli anni 40 ha preso il nome di Fortini, che era il nome della madre. Il padre era un avvocato livornese di origine ebraica, fortemente antifascista, infatti si è rifiutato di iscriversi al fascismo. La sua carriera di avvocato, appunto, dopo questa scelta ne è risultata compromessa, è stato anche arrestato. Era un grande personaggio colto, poeta. Lui nel 39 si battezza per evitare ovviamente l'ignominia dei campi di sterminio e sceglie la religione della madre. La madre era cristiana. Nel 41 è richiamato alle armi, un termine brutto, richiamato, è chiamato alle armi, richiamato vuol dire che c'era già stato, è chiamato alle armi nella seconda guerra mondiale e poi nel 43 passa alla resistenza. Dopo la guerra collabora con tanti giornali, l'Avanti, il Politecnico e si orienta sempre più a sinistra, aderisce al Partito Comunista ma è sempre fortemente critico nei confronti del partito. Lui, diciamo, non ha mai badato alla ricerca formale, i suoi testi sono sempre eventi di cronaca, diciamo così, intima, anche biografica certe volte, però dal punto di vista stilistico e linguistico, così come abbiamo visto con Sereni, rinnova e anche lui mischia registri linguistici differenti, stili e lingue. Ad esempio, per farvi un esempio, ha scritto una poesia per la guerra del Golfo, quella del 1991, e però ha scelto un linguaggio e un verso molto popolare, molto quel del melodramma, molto appunto popolare, e che fa sì che questa poesia sembri quasi una filastrocca. Quindi questa metro popolare, ironico, musicale. Invece il tema è quello della guerra, della tragicità della guerra. Per questo lui non può essere inserito all'interno dei novecentisti, perché queste scelte, questo mix, diciamo così, non fa parte della tradizione dei, scusate, anti-novecentisti. I novecentisti sono quelli che rinnovano, gli anti-novecentisti sono quelli che si richiamano alla tradizione. Anche lui parte con l'ermetismo, ma poi con Foglio di Via del 46 o 47, non mi ricordo, ma comunque in pieno neorealismo aderisce appunto al neorealismo. Già dal titolo si capisce, il Foglio di Via richiama alla resistenza. Ora passiamo all'altra corrente, quella antagonista, quella dei antagonista tra virgolette, quelli degli antinovecentisti. Qua invece la collocazione è molto semplice, molto più facile da collocare. Ad esempio Sandro Penna. Penna si richiama per tutto il corso della sua produzione alla poesia chiara, semplice, di Saba. E non cambia, poi non si avvicina al neorealismo, poi non si avvicina allo sperimentalismo. È un poeta appartato, disinteressato dalla politica, che diciamo si confronta con verità assolute, come il mito, la natura, e addirittura utilizza l'endecasilla. Nasce a Perugia nel 1906, ma molto presto, si trasferisce a Roma e sta lì per tutta la vita, infatti muore a Roma nel 77. E qui a Roma, soprattutto all'inizio, vive in condizioni economiche disperate, si fa aiutare da amici. Sebbene avesse fatto poesia per quasi tutto il Novecento, dagli anni 30 agli anni 70, lui, non, come abbiamo già detto, non si lascia influenzare dalle correnti letterarie. La prima raccolta è del 39 e non è una raccolta ermetica, ma si richiama allo stile chiaro di Saba. Dopo la guerra non cambia stile, non si avvicina al neorealismo. E la seconda raccolta è intitolata Appunti.
Poi nel 1956 c'è la svolta, viene conosciuto e apprezzato da Pasolini, che è entusiasta delle sue poesie, e gli fa pubblicare tutte le sue poesie con Garzanti. L'anno successivo, nel 1957, vince il premio Viareggio tra le polemiche, perché molti dicono che Mussolini, Pasolini, quale Mussolini? Pasolini, scusate, lo ha aiutato perché anche lui era omosessuale, anche Penna lo era, e quindi ha fatto vincere il premio Viareggio non per le qualità, ma per le scelte sessuali. In realtà non è vero, perché la poesia di Penna è una grande poesia e può essere inserita tra le grandi poesie del Novecento. Ora, in lui si parla di monolinguismo e di monotematico, cioè dire monolinguismo, lui, come abbiamo già detto, non cambia la sua lingua a seconda delle correnti letterarie. È una poesia monotematica perché, come dice lui stesso, parla solo di amore omosessuale e molto spesso di amore nei confronti di fanciulli molto giovani. E questo lo dice anche lui, vado a leggere. Sempre fanciulli nella mia poesia, ma io non so parlare d'altre cose. Quindi c'è una dichiarazione quasi di poetica. Ora, in lui l'omosessualità non è vissuta come in Pasolini, in maniera, diciamo, sbandierata, ma è una poesia, ma è un'omosessualità vissuta come senso di colpa, come rimorso. C'è in lui la volontà di nascondersi. L'unico mezzo per trasgredire era la poesia, come il fanciullino di Pascoli. Questo non c'entra, scusate, mi è venuto ora e l'ho detto. Un altro poeta che può essere inserito all'interno della corrente letteraria degli antinovecentisti, quindi tradizione, è Giorgio Caproni. Anche lui abbiamo una poesia chiara, diretta, che si richiama a Saba. Nacque a Livorno nel 1912, ma da piccolo si trasferì prima a Genova e poi a Roma, dove morì nel 1990. Era un maestro elementare, giornalista, ma grandissimo anche traduttore. Anche lui, durante l'ermetismo, non si fa influenzare da questa corrente, ma si richiama a Saba e a Montale. Ad esempio, in Montale prende anche il tema del muro, ma in lui c'è anche come in Montale il tema della Liguria, di Genova, delle poesie legate alla terra. E però si richiama alla tradizione, addirittura utilizza il sonetto, diciamo la forma metrica per eccellenza, quella più antica. Nel 1956 una raccolta molto importante, il passaggio di Enea. Enea è, diciamo, il simbolo degli italiani che si ritrovano con la patria distrutta, incendiata e messa a ferro e fuoco, così come l'Italia degli anni 50. Poi nel 1959 pubblica un'altra raccolta molto importante, Il seme del piangere, e comprende poesie dedicate a sua madre Anna Picchi, detta Annina Livornese. Rievoca il poeta e sua madre da giovane, lui adulto, e dialoga con la madre giovane. E lui ha un po', diciamo, di sensi di colpa: la madre era morta giovane di malaria, e lui dice che non era stato molto vicino alla madre in questo momento di sofferenza, però ovviamente era giovane. Diciamo ora, l'ultimo poeta che affrontiamo è Andrea Zanzotto. Zanzotto, diciamo, può essere inserito nella corrente novecentista perché è un forte innovatore, però appartiene a un'altra, diciamo, generazione di poeti. E la generazione, lui nasce in provincia di Treviso nel 21, è una generazione successiva rispetto a quelle di Penna, già siamo 15 anni più giovane Zanzotto. E quindi proprio per questo non ha avuto la fase ermetica, non l'ha avuto perché negli anni 30 aveva 10 anni, ovviamente. Lui è sempre vissuto in Veneto, però è un poeta molto colto, al corrente non è un poeta provinciale, questo voglio dire, è un poeta con grandissima visione culturale europea. Nel 1943 è chiamato alle armi e anche lui, dopo l'8 settembre, passa alla Resistenza e si arruola nella brigata Mazzini. Era una brigata comunista, anche se lui comunista non lo era.
Dopo la guerra è insegnante prima di scuola superiore, di scuola media invece, non superiore, di scuola media se non ricordo male, e poi addirittura rifiuta il passaggio all'università. Collabora anche con Fellini, muore nel 2011, insomma, di recente, anche lui a 90 anni. Zazzotto è un grande innovatore, soprattutto dal punto di vista linguistico, e mischia la nostalgia di un mondo contadino, di un mondo di una volta, con un linguaggio veramente rivoluzionario. E lui accosta termini infantili con termini scientifici, con termini dialettali, con termini della tradizione, ma sempre in chiave ironica, come ad esempio nella sua raccolta poetica La Beltà del 1968, appunto nella quale accosta termini che hanno un suono simile ma con significati differenti. Nonostante questo, diciamo, sperimentalismo, lui può essere avvicinato appunto negli anni 60 allo sperimentalismo, però polemizza col gruppo 63, ne abbiamo parlato nella lezione precedente. Perché? Perché secondo lui sono estremamente avanguardisti, estremamente rivoluzionari, e quindi polemizza col gruppo 63 e fa una recensione negativa all'antologia I Nuovissimi. Lui sì, innova, ma non rinnega mai la tradizione, questo si vede nei titoli, ad esempio le Egloghe, che fanno parte della tradizione latina addirittura. E basta. Abbiamo finito. Un attimo, non ve ne andate, che vi devo dire tre cose, le solite tre cose. Numero uno, io ho pubblicato nel 2020 questo piccolo libricino di poco più di 100 pagine, La storia raccontata ai ragazzi, che è un, diciamo, racconta gli eventi storici dall'anno 1000 all'anno 2000. Spero in maniera chiara, spero in maniera semplice, come faccio io nelle lezioni. Numero 2, nel mio sito adrianodigregorio.com, se andate nella sezione lezioni, trovate tutti i riassunti scritti delle lezioni vecchie. Li potete scaricare a man bassa, gratuitamente, non c'è login, non c'è niente, insomma, in PDF. L'ultima cosa, se volete contattarmi, c'è un gruppo Facebook, Le Lezioni di Adriano Di Gregorio. Chi di voi volesse contattarmi, con grandissimo piacere. Ciao a tutti!